Salve a tutti amici di Marcos Box, ben ritrovati in questo consueto appuntamento settimanale con il riassunto della settimana Linux appena trascorsa. Questa settimana ha visto il rilascio di Ubuntu 13.10, di conseguenza sul blog ci sono stati molti articoli che ho pubblicato su questa distro e le mie consuete guide semestrali post installazione che servono per lo più a guidare gli utenti alle prime armi che per la prima volta si affacciano al mondo Linux e quindi a sapere che cosa fare per rifinire l'installazione di Ubuntu e derivate. Bene, cominciamo con la prima notizia della settimana. La prima notizia è praticamente ho pubblicato il video integrale dell'intervento Migrare LibreOffice si può e si deve fare. Questo è il video integrale dell'intervento che si è tenuto il 27 settembre presso la LibreOffice Conference. La settimana scorsa già vi avevo postato la parte inerente al LibreUmbria, questo è l'intervento complessivo. Se avete tempo, guardatelo e capirete tante cose. Ho pubblicato anche una serie di notizie riguardanti gli appuntamenti sui Linux Day della prossima settimana. Ho pubblicato la notizia riguardante il Linux Day a Schio con il programma della Bigug. Andatevi a dare un'occhiata, se siete lì vicino fateci un salto, perché sembra molto, molto interessante questo appuntamento. Perché si parlerà anche della lavagna elettronica. Non soltanto Linux in senso stretto, come potreste immaginare. Ho pubblicato poi una guida su come risolvere i problemi delle dipendenze insoddisfatte di Google Chrome. L'ultimo rilascio di Google Chrome su Ubuntu e Debian, perché mi è stato segnalato che anche su Debian c'è lo stesso errore, nella versione 32 bit ha avuto problemi. Le persone che volevano aggiornare o installare il browser da zero hanno avuto problemi perché mancavano delle tre dipendenze che non erano state segnalate, non erano state messe all'interno come dipendenze necessarie all'interno del pacchetto di Google Chrome. Nell'articolo segnalo appunto come risolvere questo problema, perché è un problema che appunto ha fatto andare in panico molte persone. Marco Persi ci informa in un post della nuova funzionalità di Gnome Software che consente di installare i codec semplicemente con un clic. Quindi nel nuovo Gnome Software che vedremo nelle prossime versioni, probabilmente sulla prossima versione di Fedora, potremmo installare direttamente i codec senza ricorrere al terminale. Un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione. Notizia che ha messo su la scimmia di molti di noi, tra i quali il sottoscritto, è l'arrivo dell'Alcatel One Touch Fire con Firefox OS nel mercato tedesco. La versione tedesca viene a costare 89,99 euro, da quel che ho capito è Simlock. A questo bisogna aggiungerci comunque il costo di una SD, perché purtroppo la memoria di questo dispositivo è abbastanza scarsa, memoria ROM. Però il prezzo è giusto, 89,99 per uno smartphone che monta un sistema operativo che dovrebbe essere caro a tutti noi pinguini. È una bella bella cosa. Speriamo che si avvicini presto il giorno del rilascio anche in Italia di questo device. Sappiamo bene che sia ZTE che Alcatel sono i partner nella fase iniziale. In Italia abbiamo come partner Telecom Italia. Telecom, date una mossa e vi metto sul mercato. Probabilmente nei prossimi giorni avremo una recensione di Mario. Mario, ricordati della recensione che mi hai promesso, perché lui ha avuto modo di acquistare il device, lui essendo residente in Francia già è commercializzato, e quindi ci farà una mini recensione. Ricordati Mario. Ma perché proprio. Perché avanziamo anche un altro posto, ricordatelo. Bene. Notizia della settimana che può essere che può piacere a molti. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa vi ho parlato dello studio Storti, che praticamente è un fornitore di soluzioni digitali, programmi applicativi per la pubblica amministrazione, uno dei più grandi. Ebbene, lo studio Storti sarà presente alla 30ª assemblea annuale dell'ANCI
che si terrà, o si è già tenuta, quando l'ho scritto, dal 23 al 25 di ottobre 2013. E in questa occasione lo studio Storti illustrerà le proprie soluzioni open source e oltretutto la moto, giusto un modo per passare, e oltre a questo illustrerà anche LibreOffice e il suo impegno. Come ben sappiamo, studio Storti è entrato nella Document Foundation e quindi il suo impegno per diffondere LibreOffice all'interno della pubblica amministrazione italiana, che non fa mai male, anzi. Appunto, come vi ho detto, c'è stato il rilascio di Ubuntu 13.10. Le guide le potete trovare, le ho pubblicate sia per Ubuntu che per Ubuntu Gnome che per Xubuntu, Ubuntu e Kubuntu. È sempre uno scioglilingua ogni volta a ripetere tutte quante. C'è stato anche il consueto post del riassunto settimanale su tutto quello che accade nel mondo di OpenStreetMap, postato da Stefano. Andatevelo a leggere, se siete appassionati di OpenStreetMap, trovate alcune, appunto, tutto quello che è successo durante la settimana appena trascorsa. Marco Persi ha pubblicato una guida su come installare gli ultimi driver Catalyst su OpenSUSE 12.3, 13.1 e Tumbleweed, che sarebbe praticamente la versione quella di Rolling, che non è che mi abbia mai funzionato correttamente, c'è da dire questo. È una guida interessante, andatela a vedere, che è molto carina. Rodrigo questa settimana ha pubblicato anche un piccolo post su una chicca, praticamente su Xubuntu. Se voi avete già installato Xubuntu, ma questo succede anche con le altre versioni di Ubuntu, e andate a mettere la chiavetta per installare la nuova versione, automaticamente durante il setup vi viene segnalato che c'era già la versione precedente e vi chiede appunto di eliminare la versione precedente e reinstallarlo. È una chicca molto interessante, funzionalità che già hanno altri sistemi, che finalmente è arrivata anche su Linux. Andatevi a leggere, torniamo al discorso delle guide, andatevi a leggere la guida post installazione di Ubuntu 13.10. Perché? Perché per questa release è cambiato il modo di disattivare le Lens Shopping. Ve ne avevo già parlato nel post della settimana scorsa, nel post quello lì che è degenerato in frame. Andatevela a leggere e scoprirete appunto come disattivare le varie Lens, le varie plugin, anzi, quello di Amazon è quello che ti porta a uscire certi risultati che meglio che non diciamo. La guida post installazione su Ubuntu 13.10, che ci sta più. È stato annunciato il nome in codice di Ubuntu 14.04 LTS. Come sapete, la prossima versione di Ubuntu è una versione a supporto esteso. Il nome della prossima versione di Ubuntu è Trusty Tahar, come cacchio si pronuncia. Che cos'è il Tahar? Il momento della gaia scienza che ci regala ogni volta Mark Shotware ogni anno. Tahar, o Tahar dell'Himalaya. È praticamente un ungulato, una specie di capra, diciamo, un capro, che cavolo è. E appunto che è imparentata alla capra selvatica e ha scelto questo nome. Non stavamo più nella pelle per sapere questa cosa. Vabbè. Mark però ha creato anche un mezzo casino, perché ha fatto alcune dichiarazioni forti, che hanno suscitato le ire della comunità. Ha fatto alcune dichiarazioni su Mir. Marco Persi ha pubblicato questa mattina un post che raccoglie appunto alcune delle reazioni degli altri leader del mondo GNU/Linux, e ha pubblicato la reazione di Aaron Seigo. Mettete la doppia A, qualcosa. Come si pronuncia? Ditemelo, scrivetemelo anche se lo sapete. Guardatemi nel video. Sì. Praticamente, che cosa ha detto?
Iron Sigel, come sapete, sta in KDE, e non ha digerito appunto le frecciatine di Mark. Praticamente ci sta un battibecco a distanza tra i due, non solo tra Iron Sigel, perché questa mattina sono intervenuti anche altri personaggi. Perché Mark ha fatto delle critiche sugli attacchi che sono stati fatti nei confronti di Mir e tutto il resto. Ha utilizzato una definizione open source di party. Andatevela a leggere, perché la discussione è work in progress, quindi di queste ore. Andatevi a leggere il post, andatevi a seguire le varie risposte che stanno dando questi personaggi dell'open source. Perché qua è successo un mezzo casino, il solito casino. Qual è stato? Che Ubuntu 13.10 avrebbe dovuto presentare al mondo Mir. In realtà Mir non è stato presentato, non è stato incluso, non verrà messo nemmeno nella prossima versione. Cioè, molte persone giustamente stanno dicendo: tutto quello che avevi promesso, tutto quello che avevi fatto, tutto quello che avevi detto, le fantasmagoriche cose, non ci sono state. Oltretutto devo dire anche un'altra cosa. A questo giro, Ubuntu e derivate sono dei rilasci, diciamo così, molto, molto problematici. Ci sono molti bug qua e là, molte cose che non vanno, sembrano cazzate. Per esempio, su Ubuntu è arrivato il giorno del rilascio con ancora nessun fix per quanto riguarda il bug dell'indicatore sonoro. Praticamente appare l'indicatore sonoro in alto a destra, ma è muto, non è attivo. Se ci cliccate sopra non vi fa vedere niente. Piccole cose, però dico, per una distribuzione, arrivare il giorno del rilascio senza fissare alcune cose evidenti, alcuni bug evidenti, ma non lo trovo molto carino. Su KDE, su Kubuntu per esempio, c'è ancora il famoso bug su KTorrent, che ho visto che su OpenSUSE non è presente. Il bug che praticamente quando andate a scaricare, come si dice, i filtri su P2P, non ve li carica. La soluzione c'è per risolvere, tanto vale, perché è presente appunto su OpenSUSE, potevano includerla. Poi ci sono, per esempio, su Ubuntu ho notato alcuni piccoli errori grafici. Mentre realizzavo le guide mi sono accorto che se andando a utilizzare GIMP, i menu a discesa non erano cliccabili. Quindi ho dovuto salvare, per esempio, le immagini utilizzando le combinazioni di tasti. Ci sono appunto alcuni piccoli buggettini che sono qua e là. Il bug dell'indicatore, per esempio, di Riferia. Funziona su Ubuntu, ma non funziona sulle altre derivate. Su Xubuntu e Ubuntu e Ubuntu Gnome, per poter avere l'iconcina dell'indicatore, dovete ricorrere a un PPA che vi ho segnalato per poter risolvere. Piccoli accorgimenti, piccole cosucce, che piccole attenzioni particolari che avrebbero potuto essere un po' più precisi. Sì, è vero, è una versione pre-LTS. È come gli ultimi rilasci insegnano, che le punto 10 prima delle LTS sono delle emerite schifezze. Quindi, infatti, vi consiglio, se non avete fretta di aggiornare e siete ancora sulla 12.04, restateci e vivrete, spensierate, vivrete meglio. Aspettate la prossima LTS, perché appunto questo rilascio è stato buttato un po' così. A mio avviso potevano slittare di una settimana cosa, no? Potevano comunque fare altre cose. So che cos'era la Mark. Hanno voluto fare rispettare la tabella di marcia, potevano anche evitarselo. Ultimo post di questa mattina, gli ultimi due post, poi vi lascio, altrimenti poi il video è diventato un po' lungo e poi vi rompete le scatole a sentire le mie cretinate. Ho postato una piccola guida su come ripristinare lo scorrimento di bordo, perché mi sono arrivate parecchie segnalazioni da parte di lettori che si trovano smarriti, perché nel passaggio da Ubuntu 13.04 a Ubuntu 13.10 si sono ritrovati senza lo scorrimento di bordo su touchpad. Perché preattivato sta lo scorrimento a due dita.
scelta, come ho spiegato nel post, probabilmente riferita al fatto che molti adesso utilizzano scorrimento a due dita, ma comunque ho postato come risolvere e oltretutto anche come risolvere un bug che è presente su GNOME. Praticamente ogni volta che, se voi andate a modificare le impostazioni dello scorrimento, come andate a cliccare sull'icona di mouse e touchpad, automaticamente vi mette a zero i valori della velocità sia del mouse che del touchpad. È un bug, non lo so, io ho riscontrato sulla 32-bit, ho riscontrato sia sulla Ubuntu che su Ubuntu GNOME, perché poi alla fine sono gli stessi più o meno pacchetti. O meglio, anche se Ubuntu GNOME l'ho portata alla 13.10, anche alla 3.10, anche lì è presente il bug. E appunto vi illustro una procedura che consiste di bypassare quella schermata e agire direttamente da dconf per cambiare il valore. Che ho visto che appunto facendo così evitate di mandare a zero la velocità. Io poi ogni volta che mi mandava a zero la velocità del mouse e del touchpad, poi perdevo ore a trovare la giusta. Il giusto compromesso per ripristinare come era predefinito, mi ritrovavo sempre con o il mouse che schizzava da tutte le parti o il mouse che andava super lento. Ultima notizia che poi ho postato proprio qualche minuto fa è un video interessante che ha realizzato Italo Vignoli sul migrare LibreOffice si può e si deve fare. Torniamo sempre al solito filone della migrazione a LibreOffice. Italo illustra in questo video il perché si deve fare e una serie di cose. Il video dura 40-43 minuti, quindi armatevi di pazienza anche per vederlo. Non è un video breve, sfortunatamente. Bene, con questo ho concluso. Spero di non aver saltato nulla, di non aver detto strafalcioni come al solito. Un saluto, ci aggiorniamo alla prossima settimana. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. E mi raccomando, restate sintonizzati su Marcosbox. Nei prossimi giorni vedremo anche un restyling del blog che sta realizzando Stefano. Quindi avete anche una novità dal punto di vista grafico. Fatemi sapere se vi piace, perché il template attuale mi è stato criticato in una maniera assurda da tutti quanti, che fa schifo, non lo so. A me piaceva ovviamente il colore, il tipo di colore, colonne e tutto il resto. Vabbè, comunque la settimana prossima oppure in questi giorni, non lo so, dipende da Stefano, verrà caricato il nuovo template, sempre responsive, sempre stato su Bootstrap. Spero che vi piaccia, se non vi piace fatemelo sapere, anzi fatemelo sapere a Stefano così lo picchio a lui. Anzi, ho anche da farvi una richiesta. Nel caso in cui cambio il tema, in pianta stabile, cosa che molto probabilmente sarà. Mi hanno suggerito di cambiare anche il logo di Marcosbox per renderlo flat in stile con il tema. Qualcuno di voi potrebbe fare qualche bozza e realizzarmela, ovviamente a gratis, come disse quello del Movimento 5 Stelle, e potrebbe aiutarmi realizzando appunto questo logo. Accetto tutti i vostri consigli, tutti i vostri lavori, poi magari facciamo una selezione. Faccio decidere anche a voi. Bene, di nuovo, lunga vita e prosperità a tutti e alla prossima settimana. Ciao ciao!